Su in cima, sul sagrato belvedere prospiciente la facciata della piccola chiesa, che fa angolo con la costruzione del convento, si gode uno dei più bei panorami che abbia visto in vita mia. Il cerbiatto era parcheggiato davanti al portone del convento e sul sagrato non c'era nessuno. L'erba cresce tra le pietre del rustico acciottolato. Gli uccelli cantavano dai boschi intorno i loro canti di primavera, ma soprattutto i merli e i cucù mettevano in corpo un'allegria, un'allegria che soltanto ad ascoltarli un momento tutta la vita che uno fa sembra sbagliata. E guarda che parlo della mia vita, come della vita della grande maggioranza di tutti gli altri uomini, che poi sono quelli che vivono nelle città grandi e piccole e che lavorano. Ad ascoltare gli uccelli dalla pace del sagrato in cima alla montagna veniva il dubbio che avessero ragione loro e che l'unica vita, anche per un uomo degna di essere veramente vissuta, fosse davvero quella dei campi, dei boschi, delle montagne, della solitudine e della libertà. Il pomeriggio era ormai avanzato. Nel sole la bruma della pianura lombarda che si stendeva verso oriente all'infinito pareva una leggera polvere d'oro. Voltandomi verso la parte opposta e affacciandomi al parapetto di pietra, vedevo giù tra il verde cupo delle rive profonde la grande foglia celeste del lago e su, in alto, oltre le montagne nere, altissimi i ghiacciai scintillanti e le vette del Monte Rosa.